Eccoci qua, buongiorno a tutti. Io sono il dottor Max, come al solito dalla Tanzania. Allora, oggi è sabato, facciamo un pochino il punto della situazione su quello che sta succedendo nel mercato, in particolare dal punto di vista economico dell'oro. E vi posso dire che insomma, la notizia, in un certo senso positiva, è che l'oro, nell'ultima settimana, è sceso ed è sceso grazie a 64. Io parlo sempre, ricordiamoci che parlo sempre di valore espresso in dollari e al chilo, va bene? Quindi è sceso sotto i 65, era 64 e qualcosa ieri, ed è un ottimo prezzo, a mio avviso, per un possibile investimento per diversificare, va bene? I soldi che vogliamo investire. Allora, il prezzo è un po' calato perché sembra che i BRICS continuino a comprare oro. Io non credo che lo facciano perché vogliono ritornare al gold standard, perché queste manovre, lo sapete, sono poi decise da tutto il mondo, cioè da tutti i governatori delle banche centrali che siedono, cioè, si riuniscono adesso ogni 2 mesi alla BIS di Basilea, quindi non possono loro prendere un'iniziativa così senza il consenso di tutti i membri, no? Però lo fanno probabilmente perché hanno i loro piani, diciamo, strategici e confidano comunque nella sicurezza, parte delle banche centrali, nell'avere una certa quantità di oro. Poi stanno facendo anche soldi, perché se una nazione come per esempio l'America, gli Stati Uniti, non stanno facendo soldi, no? Perché si stanno indebitando sempre di più, come in generale l'Europa, non hanno un disavanzo per giustificare nessun acquisto e quindi devono essere, non possono comprare. Mentre invece la Cina, ma soprattutto la Russia, sta in questo momento vivendo un ottimo momento, appunto, economico e quindi giustamente credo in investing. Quindi quando si hanno dei fenomeni di questo tipo, il prezzo dell'oro che è definito 2 volte al giorno della City di Londra viene in un certo senso tenuto un attimino più basso per favorire questi acquisti. E questo conferma proprio come posso dire, il fatto che a un certo livello lavorano tutti insieme. Perché siccome il prezzo è deciso nella City di Londra, uno potrebbe dire alla Russia quando ha fatto l'intervento in Ucraina gli hanno bloccato i conti correnti, gli hanno bloccato le carte di credito, anche per esempio a Zanzibar, se un russo voleva andare in Zanzibar, a Zanzibar in quel periodo lì, diceva il console onorario, doveva portarsi dietro cash, perché non poteva. Troppo da ridere, non poteva utilizzare le carte di credito perché era bloccato. Poi gli hanno congelato depositi in Svizzera, insomma, le hanno combinate tutti i colori. Però, come vedete, invece, in questo caso, hanno deciso di tenere il prezzo calmierato per dare la possibilità proprio alle banche dei nemici, tra virgolette, di acquistare oro a un buon prezzo. La seconda cosa è che i tassi di interesse della Federal Reserve sembrano rimanere agli stessi livelli e quindi siccome anche in questo caso c'è un rapporto diretto, no? Chiaramente tra prezzo dell'oro e interessi della Fed, per il momento il prezzo è buono. Ci sono insomma tante cose, tante ipotesi che possiamo fare sul prezzo dell'oro. E io taglierei la testa al toro dicendo che nei momenti di crisi, di difficoltà, e stiamo sicuramente vivendo un momento di difficoltà, no? Dal punto di vista economico, finanziario, di grande incertezza, soprattutto la guerra, insomma, tutte queste cose qui, il prezzo dell'oro poi va sempre in alto. Quindi io non mi preoccuperei troppo nel dire, beh, aspetto che cali. Aspetta che cali, magari poi non cala più. Ma quello che la riflessione che dobbiamo fare
è che dopo, con l'introduzione digitale, acquistare oro, certamente, come acquistare anche cose all'estero, sicuramente sarà più complicato. Ecco, qui dobbiamo metterci in testa che se aspettiamo ancora, non soltanto il prezzo aumenterà, ma l'inflazione mangerà quei pochi soldi che ci sono rimasti, se aspettiamo ancora. E poi dopo avremo meno soldi per comprare l'oro, che nel frattempo è aumentato. Ecco, quindi siamo proprio in un'operazione di questo tipo, che io vedo in questo tipo, in cui bisognerebbe riuscire a fare questa grande magia, no? Che io ho chiamato grande magia, di conversione di moneta fiat, che ha soltanto un valore nominale, in qualcosa di estremamente concreto. Poi, volete comprarlo a sfuso? Andate da Z Metalli e comprate tutto l'oro che volete. Io vi ho fatto notare le problematiche dell'acquisto dell'oro sfuso, però se volete, proprio volete comprarlo sfuso, andate alla Zeta Metalli, che vi fanno sicuramente un prezzo migliore rispetto che da un'altra parte, perché avete una convinzione, siccome quando poi dite che vi manda il dottor Marx, va bene, allora vi danno un ulteriore sconto, e quindi comprate bene, va benissimo, dovete solo decidere dove stoccarlo. A questo punto, per chi decide di comprare oro sfuso o per chi l'ha già comprato, io sono in contatto con una banca, configurata sicuramente con una banca in Svizzera, e vi raccomando di spostarlo in Svizzera, e anche per chi l'ha già comprato, di non tenerlo in Italia. Di non tenerlo in Italia, perché in Italia purtroppo anche l'azienda, mi fate fa nome, l'azienda più importante italiana, che vende un sacco d'oro, che è l'azienda più importante italiana, una delle più importanti d'Europa, non a caso non stocca in Italia, stocca in Svizzera. Dobbiamo chiederci perché. E perché purtroppo in Italia non ci sono banche, l'Italia è sempre un paese abbastanza complicato. Ora poi vi dico, faccio un esempio della confusione, come si riesce a complicare le cose noi, io penso non ci sia nessuno al mondo. Ora poi dopo se ne parla. Anche in questo caso ci sono due aziende che ti possono stoccare. Va bene, ci sono, però costano un sacco di soldi e non ti danno nessuna garanzia. Garanzia intendo dire che un domani che c'è una situazione particolare, confiscano l'oro, loro non ti garantiscono che l'oro non sarà confiscato, perché non sono configurate come banche. Banche di alta sicurezza, banche che stoccano ovviamente per business da tanti anni, sanno quello che fanno. Lo fanno temporaneamente così perché hanno raggiunto degli accordi con degli operatori italiani. Ma l'oro non va stoccato in Italia, vorrei essere chiaro. Se c'è qualcuno che invece dice no, stai dicendo delle stupidaggini per questo, questo e questo, mi contatti pure, io sarò il primo a riconoscere che invece si può fare nel momento in cui uno mi dimostra che ha tutta la documentazione per farlo. Avete per caso delle domande o degli argomenti di cui volete Sì, parlare? Prego. io volevo chiederti come lo si trasporta in Svizzera, cioè lo si può, no, devi trasportartelo tu. Sì, però siccome c'è una regolamentazione molto ferrea, bisogna parlarne direttamente, Vita. Si Ah, ecco. può parlare direttamente, ti dico tutte le varie possibilità. Comunque la legge per esportare oro con la solita soglia dei 2.500 euro a volta, diciamo così, lo puoi esportare, però c'hai da fare una comunicazione, te lo dico in due parole, ufficialmente da fare una comunicazione, vado a memoria, mi sembra 60 giorni prima, all'ufficio preposto, che credo che sia lo stesso UIF, l'ufficio finanziario, no? Preposto al controllo, insomma,
al controllo di queste cose, all'autorizzazione di queste cose. Quindi è un Vabbè, pochino burocratico. solite complicazioni italiane, vabbè, Solite comunque. complicazioni italiane fatte apposta per complicarci la vita. Certo. Beh, e poi anche 2.500 mi sembrano veramente pochi. Quanti viaggi deve fare una persona? 12.500. Ah, 12, ok, ho Sì, perché il capito 2. solito limite oltre il quale Sì. poi deve dichiarare. Ok, va bene, grazie. Prego. Altre domande? Allora, se non avete altre domande, sto lavorando, come sapete, almeno da 2 o 3 settimane nel tentativo di fare un po' di chiarezza sulle nuove disposizioni riguardo alle plusvalenze. Allora, intanto per quello che riguarda, avevo detto che vi avrei parlato dell'intervista rilasciata dal dottor Oz, che dice delle cose interessanti. Siccome è molto articolata questa intervista, bisogna che ne parli in un altro momento, perché non vi voglio. Se vi faccio una sintesi, bisogna che ve la faccia per bene. Bene, quindi ho iniziato a leggerlo, ho visto che, siccome non è in un certo senso prioritario, preferisco parlare appunto di queste cose. Allora, ci sono praticamente due questioni da chiarire, che sono in un certo senso collegate. La prima è quella che è uscita sui media. Il fatto che se chi ha oro e lo vuol vendere non ha più la fattura di acquisto, deve pagare una plusvalenza del 26% del valore di vendita. Va bene? Beh, io vado a leggere la legge, ma non leggo niente di questo senso, in questo senso. Non trovo nemmeno il 26%. Quindi io ho chiesto a Walter di fare una, io queste cose qui le odio, poi a un certo punto in settimana mi sono già riservato di chiedere al mio legale, così almeno magari facciamo fare, chiediamo un intervento suo, spiegherà per bene le cose, perché io ci devo vedere bene e non è la mia materia queste cose qui, anzi tutte queste cose qui di commi, di articoli, mi mandano subito, mi creano subito una situazione di agitazione che preferisco nemmeno leggerle, anche se le ho dovute leggere tutte. Quindi le cose che vi dico prendetele un po' così. Io ho notato che nella disposizione di legge a cui si fa riferimento non c'è scritto nessun 26% e non si menziona assolutamente nessuna fattura. Allora, quello che Ovesta può produrre questo. Quando si apre e si compra dell'oro presso Ovesta, viene assegnato un username e una password. Quindi il cliente ha accesso al sito di Ovesta. Quando si apre la pagina, proprio in home page, c'è un riquadro scuro nero, va bene? Non ce l'ho davanti, va alla memoria, in cui c'è poi l'immagine della stampa, della stampante. Si clicca su quella stampante lì e il sistema ci genera un PDF nel quale c'è la situazione reale del nostro oro che abbiamo comprato. Quindi la cosa da fare è, non deve essere una fattura. Chi ha detto deve essere una fattura? È comunque una prova di acquisto che va bene lo stesso. Secondo me va bene lo stesso. E nel momento in cui si compra l'oro, si genera subito questo PDF. E si dà poi al commercialista per la dichiarazione nell'RW di fine anno. Quindi bisogna dichiarare l'importo totale. Io in passato non ero certo di questa cosa. Bisogna dichiarare quello che tanto sono soldi legali. È una formalità, non c'è nessun accertamento. È una cosa prevista per legge se uno può supportare questa transazione, come cioè, passa attraverso. La legge di antiriciclaggio, tutte queste cose qui si può fare, questo lo fa già la banca, fa già la banca, perché la banca per autorizzare un bonifico del genere deve essere assolutamente certa della qualità e della genuinità di quello che state facendo. Basta, lo fa già la banca, voi non dovete fare niente, dovete soltanto allegare questo documento che certifica
quello che avete effettivamente comprato presso questa all'RW. Basta. Non serve nient'altro. Tutte queste storie di plusvalenza, di non plusvalenza, non serve assolutamente nulla. Quello per quello che riguarda quando comprate. Questa è un'operazione che dovete fare, diciamo, a buon senso, la settimana successiva dopo l'acquisto. Io sto ragionando su Walter, anche su Walter, di questa cosa, perché effettivamente, secondo me, sarebbe prassi, indipendentemente dalla legge, fare una cosa di questo tipo. Cioè, ogni volta che voi comprate un certo quantitativo d'oro, dovreste fare questa operazione e allegate tutti questi documenti uno sull'altro. Qual è il problema che si potrebbe creare? Il problema si potrebbe creare se uno ha un piano di accumulo, perché un piano di accumulo ogni volta che compri 25 euro, 20, 50 i soldi che vuoi comprare, dovresti andare lì e stamparti questa cosa. Non si può chiedere a Ovesta ogni volta con le migliaia di clienti che ha di produrre una fattura. Perché è impossibile fare una cosa di questo tipo, un po' col senso. Loro lavorano con tutto il mondo, poi immaginate, e poi sono tedeschi, è complicato farlo. Effettivamente non si può chiedere una cosa di questo tipo, però è d'ora in poi, parleremo anche con Walter Manca, prassi inserire nella procedura, cioè ricordare al cliente che deve fare questa cosa e che è sua responsabilità, non nostra, ma sua responsabilità col suo commercialista, farla nella maniera giusta, perché se poi il cliente si dimentica di farlo, non è che ci può imputare a noi niente, che noi gli abbiamo detto tutto quello che deve fare. Noi non siamo i consulenti finanziari o consulenti commerciali dei nostri clienti. Noi ci limitiamo a dare delle informazioni essenziali per facilitare la dichiarazione di redditi. Oltre a questo, non è nostro compito andarci. Questo è un concetto abbastanza chiaro, no? È il commercialista eventualmente che si ha dei dubbi, ve li può chiedere o ce li può chiedere. C'è proprio recentemente un possibile cliente ha scritto a Ovesta sollevando delle questioni, adesso Ovesta sta analizzando tutto e naturalmente risponderà. Però noi non possiamo anche nei nostri interventi andare oltre. Noi diciamo quello che secondo noi deve essere fatto. È il commercialista che deve prendersi la responsabilità di fare le cose e di sollevare questioni. E tante volte succede che ci chiedono, ci fanno domande, domande, cosa succede questo? Ma noi la palla di cristallo non ce l'abbiamo. Se il tuo commercialista poi, per esempio, fa una cosa sbagliata, un errore, o si dimentica di allegare l'acquisto, non è cosa nostra, non compete a noi. Non potete imputare a noi una cosa che non ci compete. Vorrei che essere chiaro anche su questo punto. Allora, questo è in linea generale quello che posso aver capito io. Però, diciamo che la prossima settimana il dottor Marta dovrebbe rientrare e rianalizzeremo questa cosa. Fateli tutte le domande che gli volete fare, però non chiedete la fattura perché nella legge non c'è scritta nessuna fattura. E io, per quello che ho capito io, non c'è scritto neanche questo 26% da dove viene fuori, vabbè, è scritto da che parte che io nella legge non l'ho visto. Quindi chiederemo anche a Walter Manca un chiarimento su questo. Avete capito qual è la situazione? Oppure avete bisogno di qualche domanda in merito? Io ve la leggo, la cosa. La leggo qui davanti a me. Testo unico del 22-12-86, numero 917. Articolo 68. Plusvalenze. Tra parentesi, ex articolo 81, chiusa parentesi. Altra parentesi, aperta parentesi, 2, chiusa parentesi. In vigore dall'1-1-2024, modificato da legge del 30-12-2030, numero 213, articolo 1,59. Io qui sono già in crisi. Non riesco più ad andare avanti. Prendo tutto e butto tutto nel cestino. Perché uno che scrive una cosa in questa maniera qui,
O io non voglio dare giudizi, per carità di Dio, saranno anche super professionisti, ma è evidente che non ci sarà mai chiarezza in uno che ti scrive già come preambolo una cosa così. La legge sarà sicuramente scritta in una maniera per creare altri problemi, per creare diverse interpretazioni. E nel momento in cui qualora ci dovesse essere un accertamento, naturalmente il commercialista deve diventare matto per risolvere. Ma questo non lo abbiamo creato noi. Articolo fa riferimento al punto 7, no? Poi alla fin fine sfatica. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze. Io minusvalenze, dico la verità, la prima volta lo sento, non sapevo neanche esistessero. Va bene, allora ci sono tre punti: A, B, C e D. Il punto A. Dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto, si computano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivati dalla percezione, dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta del reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,2 lettera A e ai contratti di cui all'articolo 109,9 lettera B. Meno male non ho fatto l'avvocato. Punto B. Abrogato. Parentesi quadra che nella legge dovrebbe essere diversa dalla parentesi rotonda. Quindi bisogna sapere la differenza tra l'una e l'altra. C'è scritto abrogato, parentesi qua. Qualora vengono superate le percentuali di diritti di voto di partecipazione indicate nella lettera C, comma 1 dell'articolo 67, corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali, si considerano percepiti in tale periodo. Io non ho capito niente. L'ho letto 3 o 4 volte, non ho capito nulla. Punto C. Per le valute estere prelevate da deposito e conto correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo. Punto D, ed è il punto nostro. Per le cessioni. Cessioni, qui si parla di cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione. Lettera modificata, articolo 1,92 della legge 30 dicembre 2023, numero 13, legge di bilancio 2024. Qui non si parla né di fatture, né di 26%, né di niente. Io non so come sono venuti fuori questi numeri. Poi continua, dice, ah, ce ne sono altri due punti. Punto E, per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dai rapporti indicati nella lettera C-quarter del comma 1 dell'articolo 67. Il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni. Anche qui non ho capito niente. Lettera F. Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, la plusvalenza è determinata con riferimento la parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta. Vedete perché ci sono delle persone, c'è un film, c'è un famoso film, adesso mi sfugge il nome, in cui questo candidato si presenta ad un esame. Forse molti di voi se lo ricorderanno. A un certo punto il professore fa delle domande e gli dice: ma lei perché sta in Italia? Ma lei
che è uno studente brillante, che ci sta a fare in Italia, ma non lo sa che l'Italia è un paese di dinosauri. Vada via dall'Italia. Che ci sta a fare? Questo è un film, mi sembra, dell'80 o del 90. Questa è una cosa che forse è abbastanza famosa. È uno tipo sketch che gira anche su Facebook, su altre cose. Però praticamente questo professore, vedendo questo ragazzo intelligente, che può avere una grande carriera, cerca di risvegliarlo, no? È così che succede. Oppure pensate che le cattedre dell'Italia siano assegnate per merito? I concorsi sono tutti truccati, tutti. Mi dispiace se offendo qualche professore o qualche professore universitario, insomma. Tutti. Questo l'ha detto anche Corrado Malanga tanti anni fa. È chiaro che poi c'è quello che riesce perché non si presenta nessuno al concorso e lo vince lui. In linea di massima, come è successo, credo a lui, mi sembra, ecco, abbia raccontato questa storia qui per diventare professore di cattedra di chimica. Si creano delle situazioni per cui, vabbè, allora poi passa chi merita, diciamo. Perché Malanga è stato sicuramente ed è sicuramente un personaggio, anche se non lo capisco molto ultimamente, però diciamo che la chimica sicuramente l'ha fatta capire ai ragazzi. Benissimo, io credo di essere stato chiaro, credo che tutte queste cose che vi dico, non so che ci sono persone che sono preoccupate da questa storia della fattura, eccetera, 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 di aver già fatto, insomma, questo sta abbastanza chiaro. Non, queste non devono essere assolutamente cose che devono interferire più di tanto nell'attuazione della grande magia. E a me mi dispiace vedere queste cose perché automaticamente poi ovviamente uno comincia a fare delle domande, comincia a dire ma allora poi posso avere dei problemi. Intanto l'oro si compra per tenerlo lì. Non è una cosa che in 3 mesi, 6 mesi. È un'azione speculativa. Speculativa, no. Si prende e si dice: io voglio diversificare intanto, per il momento, voglio stare tranquillo a investire una certa quantità di oro e metterla al sicuro. Poi il resto si vedrà. E questa è la logica molto semplice, molto lineare che bisogna seguire. Senza stare dietro a tanti discorsi che tutti quelli che spesso e volentieri intervengono non sanno nulla. Andate da un consulente e chiedetegli che cosa sa dell'oro. Non sa niente. È difficile essere in una posizione di consulente e di fare una domanda e non sa niente. Che cosa vuoi rispondere? Ma sì, vediamo, si vedrà, anch'io, mi hanno detto. Una roba così. Domande? David Rogers Webb ha rilasciato un'altra intervista che mi ha segnalato Diego, che ringrazio, perché Duilio ormai è il numero uno super esperto sulla trilogia, più esperto di me. Io le cose ogni tanto me le scordo e bisogna che le vada bene. Mentre Diego è quello che mi manda i video e i link con le dritte, no? Con le cose importanti del momento. Quindi diciamo che il supporto, l'aiuto in questo caso è molto importante. Mi ha segnalato il libro della Bis, Diego, mi ha segnalato, poi lì ho trovato un altro opuscolino che è molto importante, sarà molto importante, sarà riprodotto nel volume 4 e quarto della trilogia, quando sarà poi finito, eccetera, eccetera. Quindi la vostra collaborazione è sempre benvenuta. Quindi nell'intervento è stato intervistato da un signore
prezzo che si occupa d'oro olandese. E a un certo punto gli ha chiesto: ma secondo te, Davide, cosa succederà all'oro? L'ho postato, sui vari canali, mi sembra al minuto 36. E lui ha detto: l'oro in questo momento, secondo quello che ho capito io, non è considerato un collateral, cioè non è considerato una garanzia, e quindi no, non è appunto, non rientra nel pool dove ci sono i titoli, tutti i beni, eccetera, eccetera. Però ha detto, però tutto è possibile. Quindi lui non ha smentito il fatto che anche l'oro, quello lì sfuso, quello sfuso, non quello nei capo di alta sicurezza, tipo Brinks, Lums, eccetera, dove stocchiamo noi. Lì non c'entra nessuno, mai nella storia. L'FBI, la CIA, la Guardia di Finanza sono entrati in queste strutture, perché probabilmente sono anch'esse configurate in quella maniera lì molto particolare di cui non posso parlare. E lì non c'entra nessuno lì dentro. State tranquilli che i grandissimi investitori, prima di stoccare magari decine di migliaia di dollari o di euro all'interno di certe strutture, vogliono garanzie. Vogliono garanzie, non ti danno tutti questi soldi così, così. Vogliono garanzie. E la garanzia è data da questa cosa che si chiama FF. Chiamiamo FF. Andatevi a vedere l'allegato 1, l'integrazione 1, dove io spiego tutto. E non sono così citrulli e così ingenui da darlo a un deposito come fanno in Italia, che lo depositano lì e poi quello che succede, succede. È gente che sa le cose, sa le leggi internazionali e le depositano apposta all'interno di queste strutture dove sanno bene che nessuno le toccherà. Noi abbiamo la fortuna, per adesso, di entrare dalla porta di servizio all'interno del salotto buono. Ci mettiamo lì, tranquilli, non rompiamo le scatole, ascoltiamo, siamo parte di questa grande famiglia, e quindi dobbiamo essere consapevoli di questa opportunità, fra l'altro. E tante volte non lo siamo, perché ancora induciamo. Io dico sì, non posso fare. Che poi in definitiva io non ho anche niente da vendervi. Vi dico queste cose per farvi riflettere. E tutte queste operazioni qui si possono fare in questo momento, ma non siamo sicuramente certi che si potranno fare il prossimo anno, ecco, fra 6 mesi. Stesso discorso col CTZ. Io vedo molto interesse, abbastanza interesse, ma poca azione. Allora io vi dico, ma quanto vale la vostra vita? La nostra vita, quanto vale? Lo sapete che se io ho un incidente, ma sono in America, io ho un incidente e una macchina mi ammazza, quanto percepiranno i miei figli di rimborso? E io ormai ho già quasi 65 anni, quindi il mio valore non è quello di un bambino piccolo, perché se ad essere ammazzato è un bambino piccolo, e chi guida la macchina ha proprietà, gli levano quasi tutto. Forse voi non conoscete molto il sistema americano, ma funziona così. Una delle più grosse aziende di limousine, famosa questa storia, sono quelle macchine grandi. Sapete, qua c'è sta parentesi per farvi capire il valore di un bambino in questo caso. Di un soggetto. Sapete che queste limousine, queste macchine lunghe, no, americane, hanno un tettino che si apre sopra. Allora, l'azienda qui c'è un matrimonio, affitta una macchina a dei ragazzi giovani. Uno di questi ragazzi si sporge fuori da questo tettino, passa sotto un ponte abbastanza evidentemente basso e muore sul ponte. Allora, questa azienda qui, che era una delle aziende
più solide, mi sembra sia successo negli anni 2000 questa cosa, a New York, è andata in bancarotta. Gli hanno chiesto talmente tanti soldi, gli hanno fatto talmente tante cause che l'azienda è andata in bancarotta e naturalmente il proprietario è andato in bancarotta. Milioni di dollari gli hanno chiesto. Era un ragazzo giovane, studiava bene, era in un college di prestigio. Non voglio usare un termine, era un cespite ammortizzabile appartenente alla US Corp. Stato americano, probabilmente di 10-15 milioni di dollari. Ne ha levato tutto. Allora, quando poi voglio arrivare al dunque, no? Si parla del CTZ. E io, naturalmente, il CTZ ha un certo costo. Io non è che ve lo posso dare, che a me lo fanno pagare una certa cifra. Io ve lo propongo per il meglio che posso fare. Allora, se uno non recepisce una cosa di questo tipo, vuol dire che ha capito quasi nulla di quello che dico io. Ora, io posso essere anche troppo avanti nelle mie cose, ma io, non, io vi propongo in questo caso, parliamo del CTZ, una cosa molto pratica, una cosa molto, molto reale, che sarà per forza certa quella lì, non c'è possibilità di scappare. Oppure pensate che si dimenticheranno dei Novax? Saranno i primi. Sono già tutti sul libro nero, intanto, soprattutto ultimamente, non interessa niente a nessuno. Quindi bisogna fare tutti uno sforzo e dare tutti un contributo maggiore nel prevenire certe cose. Perché dopo, quando accadono, è troppo tardi, poi dopo non si potranno più fare. Questo è marketing strategico. È diciamo la mia tra virgolette scienza, non parlo di cose così come lunatiche, è prevenire problemi, che questo è marketing strategico, cioè vediamo che nel mercato si va incontro a una certa situazione, si fa una valutazione e si cerca di intuire quello che è necessario fare per prevenire il problema. Si continua a tenere ancora soldi nella borsa. O molti investono in oro che sono di fatto aziende finanziarie che danno un dividendo alla fine del mese. Sono tutte truffe. Poi dopo non lamentiamoci se perdiamo tutto. Perché tanto è la fine che faranno le banche. Deve essere un po' più saggi, un po' più studiare di più, perché anche lo studio, ovviamente, ti permette, lo studio magari vero, ti permette di intuire meglio se io vi arrivo a dire queste cose qui. E ovviamente grazie al lavoro che ho fatto sulla trilogia, no? Però sicuramente sulla trilogia io sarei ancora a New York a fare le mie cose, non starei qui a parlare con voi della Tanzania. Poi tutto il male non viene per nuocere. Va bene? Quindi vuol dire che doveva andare a finire così. E va bene. Però ci vuole più azione, più determinazione, più coraggio, più piglio di dire è una cosa che la devo fare, la devo fare, la devo fare. Invece si posticipa, si ci aspetta, vediamo, se ne parla, si vedrà. Ma con questa mentalità qui, dove volete andare? Non siete da nessuna parte, andiamo sempre indietro. L'atteggiamento è quell'assertivo. È quello dell'essere presente, dell'essere sempre positivo, propositivo in quello che si fa, pur nella critica, nell'analisi critica costruttiva. E poi c'è la produttività, cioè l'azione. Se no stiamo tutti perdendo tempo qua. Che si fanno a fare questi interventi? Se poi si sta lì, si ascolta e non si fa niente. Non servono assolutamente a niente. Mi fermo un attimo qui. Avete Bene. delle domande o dei commenti? Prego, Buongiorno, prego. anzitutto buon sabato a tutti. Allora, è un po' come quando tu fai il discorso della banca, quando tu depositi i tuoi soldi in banca e poi dici: ah, ma io i miei soldi ce li ho in banca. No, non sono più tuoi, sono della banca.
Cioè, ti ricordi che l'hai sempre detto? Sì, esatto. Se uno legge attentamente il contratto con la banca, i soldi è scritto chiaramente che sono della banca, li può chiudere il conto a qualsiasi momento, perché c'è il copyright sopra. Il copyright Perché io individua conosco. istituto privato, non pubblico. Quindi è normale che possano fare quello che vogliono, prego. Io ad esempio conosco tantissime persone che quando io gli dico questa cosa mi dicono no, ma quelli sono i miei soldi. E io gli rispondo no, assolutamente no. Io ho saputo che quando tu depositi i tuoi soldi in banca sono automaticamente della banca. Allora, i soldi sono nostri nel senso che si possono usare, cioè puoi usare, li hai guadagnati, li usi come mezzo di scambio, ma il titolo sui soldi non è nostro, che è quello che sta cercando di comunicarci il web, spiegandoci che la stessa cosa che succede adesso che vi ho detto sui soldi succederà su tutti i nostri beni, cioè i titoli effettivi reali non saranno più nostri, ma saranno di proprietà di queste grandi aziende all'interno di questi grandi pool, sia in America che in Europa. In America, in Europa ci hanno dovuto lavorare un po' di più perché ci sono tanti stati e quindi è stato un po' più. Ma tutto parte dall'UCC, Universal Commercial Code, di cui io parlo. A caso, nel capitolo mi sembra 3 della trilogia, dove spiego bene, abbastanza bene questa cosa qui, ed è partita da lì negli anni 50. E adesso vi dico un'altra cosa, un'altra riflessione facevo. Credo che questa cosa qui che presenta Weber sia una cosa tipica americana, cioè dei gruppi americani coordinati dalla CIA. Infatti lui dice bene che è una cosa creata e voluta dalla CIA, questa cosa qui. Io credo che questa operazione sia un'operazione, diciamo così, tra virgolette, di piano B per gli Stati Uniti, perché loro hanno capito che se vanno ad uno scontro frontale con l'Asia e probabilmente anche con la Russia, perderanno. Russia, hanno fatto già tante simulazioni militari. E se non hanno fatto ancora niente gli americani è perché sanno che perderebbero. Quindi adesso probabilmente sacrificheranno parte dell'Europa, tanto loro cosa cazzo ne frega, per vedere di almeno di indebolire la Russia, no? Nella guerra futura. Però questo piano B che loro hanno messo in atto è un piano B che loro pensano potrebbe funzionare come piano B in alternativa alla guerra, capite? Perché se loro magari sono riusciti a fare questa operazione, cosa di cui io dubito, anche in Russia e in Cina, questo effettivamente sarebbe un esproprio senza guerra a danno dei russi e cinesi. Secondo me loro l'hanno fatto anche in questa maniera qui, cioè come alternativa, come una sorta di guerra. Non guerra, per acquistare potere e continuare ad avere il controllo. Ecco, questa è una riflessione che ho fatto, quindi vorrebbe dire in questo caso qui che quando c'è il grande reset bisognerà vedere l'atteggiamento che avrà il governo russo o il governo cinese, se saranno già tutti d'accordo, eccetera, questa cosa oppure no. Io però in questo caso credo di no. Mentre sono disposti ad andare a uno scontro finale di guerra, io no, non sono disposti che siano, non credo, non credo che, diciamo così, accetteranno una cosa di questo tipo di esproprio delle proprietà senza guerra, senza combattere così, accettandolo così. Questo, mi sembrerebbe molto strano. La riflessione che ho fatto, magari c'entra e non c'entra, però questa cosa di web è lì. Non è che non leggendo il libro il problema sparisce, che rimane il problema, rimane lì. Poi che succederà? Boh, non si sa. Lui dice un'altra cosa importante,
in questa intervista, dice che i tempi sono maturi, cioè loro possono attivare questa cosa in qualsiasi momento, perché ormai tutto quello che loro dovevano fare sia in America sia in Europa è stato fatto. Quindi i nostri titoli non sono già non sono più nostri, Le nostre proprietà sulla carta sono nostri, ma nella realtà sono già all'interno di BlackRock, Vanguard Group, State Street, tutti quelli che magari noi non sappiamo e che lavorano per la CIA. Anche questa è guerra. Anche questa è una forma di guerra economica e finanziaria. È guerra anche questa. Cosa credete che sia? Posso fare una domanda sulla Tunisia? Prego, Guido. Spero di riuscire a farla perché so parlare bene. Dunque, abbiamo visto, hanno tutto l'oro del mondo perché è di loro proprietà, una metafora. Possono stampare tutti i foglietti di carta che vogliono perché adesso sono anche di loro proprietà, non più di banca nazionale, quindi Banca d'Italia, ma Banca Mondiale è tutta loro. E ciclicamente diminuiscono la popolazione mondiale, no? Perché ormai è millenni che lo fanno. Tutte cose sulla trilogia, dette la trilogia. Ecco, abbassando una riflessione mia, abbassando la popolazione ciclicamente in una certa maniera, aumentano la loro, diciamo, spiritualità o qualcosa del genere, c'è scritto sulla trilogia. Ecco. Perché lo fanno? Perché fanno aumentare così tanto la popolazione per poi dopo diminuirla ciclicamente in una certa maniera. Ok, spero di averlo. Allora, diciamo che sì, credo di aver capito. Allora, diciamo che ci sono due problemi di fondo, no? L'uno è collegato all'energia, perché sembra ormai abbastanza certo che agli alti livelli loro abbiano bisogno della nostra energia per sopravvivere. Non mi chiedere come e perché, perché io non lo so. Questa cosa potrei anche condividerla. Però dal punto di vista pratico, quindi più persone ci sono, più loro occupano, in tutti i sensi, economicamente, spiritualmente, energeticamente. Dall'altro c'è il problema effettivo della sovrappopolazione, che è un problema proprio reale, niente di spirituale, di energetico. Cioè, il problema è dire, qui nel 2050 saremo 12 miliardi, 16 miliardi, saremo. E dove la mettiamo tutta sta gente qui? Che mangerà tutta sta gente? Poi loro ragionano non con la nostra logica, loro ragionano con la loro logica, e questo è il problema più grosso che noi abbiamo nel capire la loro logica. Cioè bisogna mettersi un attimino nei loro panni, no? Invece noi rimanendo nei nostri, ragioniamo ancora in una maniera molto tradizionale che non si arriva adesso. Quindi loro ci chiamano dei mangiatori inutili, no? Perché noi che cosa produciamo per loro? Sì, gli diamo un po' di soldi con gli interessi, ci danno soldi, dall'altra parte ci paghiamo gli interessi, ma ormai hanno spolpato quasi tutto, perché il debito pubblico mondiale è più di 307 trilioni di dollari. Come facciamo noi a pagare questi costi qui? Siamo noi in ultima istanza i debitori. E loro a un certo punto potrebbero reclamare il debito, come fecero negli Stati Uniti dopo la crisi del 29, crisi che hanno orchestrato loro. Quindi noi non abbiamo capito bene la loro logica, come loro si muovono. Noi pensiamo che siano persone normali che di fronte a certe situazioni reagiscono come si reagirebbe noi. No, no. Di questo sono certo. Questa è gente che non guarda in faccia a nessuno. Non gliene importa niente se domani muore 1 miliardo di persone nel momento in cui questo sacrificio umano, che dal punto di vista energetico peraltro è molto importante, no? Perché va a rinvigorire l'energia di cui loro ha bisogno, muore. Non gliene frega assolutamente niente.
Quindi noi dobbiamo capire bene come ragiona questa gente qui. Temo che non l'abbiamo capito, però uno che legge la trilogia, se proprio capisce questa cosa qui, la capisce per forza. Basta vedere quello che scrive il colonnello Manderhaus, oppure quello che è successo quando ha costituito la Federal Reserve, oppure l'acquisizione ormai certa che tutte queste sovrastrutture sono dei trust, quindi non rendono conto a nessun governo politico dell'Europa e del mondo. Hanno una loro agenda e seguono quell'agenda lì. E nessun magistrato fa niente. Lo notate? Non c'è nessun magistrato, solo uno, qual è quello lì in Spagna che ha fatto recentemente delle cose, ma pochissimi magistrati in America, assolutamente nessuno fa niente. Ora, voi avete un'idea di come opera la mafia in certe zone d'Italia, l'andrangheta? Vi dovete dire qual è la differenza, perché io non la colgo. Altre domande? Tra parentesi, Max, scusa se ti interrompo. Allora, non so se tutti lo sapete, no? Ma dal 24 gennaio 2024 è partito il nuovo piano pandemico. Non so se lo sapevate tutti. A cosa ti riferisci? Può essere un po' più preciso? Allora, il nuovo piano pandemico che praticamente prevede in caso di diciamo in caso di casini un ulteriore lockdown rispetto a quello che abbiamo già fatto. Puoi supportare con un link o con qualcosa quello che hai appena detto, perché io non ne ho saputo niente. Allora, c'è un video che ne parla, addirittura c'è un video su TikTok che ne parla. A me questo non mi dice nulla. Ci sono tante stupidaggini su TikTok o su Lo so, Facebook. però allora questa persona qua è una persona che mi sembra abbastanza seria con tanto di figli, quindi non penso che stia scherzando, nel senso. C'entra nulla, Stefano, non è così che si fa informazione. Abbi pazienza. Io tutte Comunque, le cose che dico, anche se non vi dico sempre le fonti, sono sono. verificate, certo, sono verificate. Se no non ne parlo. Anche, Ok. per esempio, ti faccio un esempio, scusami, faccio un Mm-hmm. esempio semplice. Ieri l'altro ero con Flavio su Expat Italia per parlare della Tanzania. Alla fine dell'intervento ha parlato, ha dato lo spazio a un signore, non faccio il nome, che ha cominciato a dire delle cose. Dice, ma no, ma guarda che a me me l'ha detto questo amico qui a Zanzibar, così e cos'ha. Cioè, non si può far passare delle cose che sono pura disinformazione. E se si fa un intervento di questo tipo, bisogna supportarlo, se no No, meglio non però farlo. attenzione, no, però attenzione. Allora, al di là del video di TikTok, comunque c'è anche la conferma perché ne è stato già parlato qua in Italia. Quindi Allora, c'è anche la conferma. sai quanti messaggi mi mandano? E io chiedo, l'hai verificato? Dice no. Allora non lo veicolare se non l'hai verificato, perché prima di veicolare una cosa sui canali va verificata. Vada a Buono anche controllare, no? questo. Nell'80%, 90% è una bufala. Vero anche Allora, questo, sì, certo. quindi bisogna stare molto attenti, perché sì, si parla al pubblico, qui non si può mica fare disinformazione. Quando si fa l'intervento, Assolutamente, assolutamente. quello Posso intervenire? che. Prego, Beh. prego. No, a supporto di quello che sta dicendo Massimo. Effettivamente teniamo conto del fatto di quanto diciamo la paura è funzionale a riuscire a mettere a segno determinati obiettivi. Per cui questa disinformazione di cui parlava Massimo viene diffusa a manetta con questo semplice scopo: impaurire le persone, depotenziarle, eccetera, eccetera. Quindi
Io sono d'accordissimo con Massimo. Bisogna verificare tutto, credere a nulla finché non si è sicuri della fonte, diciamo. È la differenza che c'è, l'ho ripetuto tante volte, mi dispiace dire queste cose qui, ma anche questa, se mi permettete, è educazione. La differenza, abbiamo capito la differenza tra gli intrattenitori e i ricercatori seri. E il ricercatore serio ti cita sempre la fonte, sempre, se no ti usa il condizionale. Io qualche volta posso dire una cosa che ho sentito e che non ho avuto la possibilità di verificare, ma vi uso sempre il condizionale, non ve la do mai per cosa scontata. E invece ci sono tanti, ho ascoltato anche un intervento di questo qui, come si chiama, che è intervenuto su questo Becciolini Network, come si chiama? Ora, se volete, poi vi racconto anche quello che è successo, perché poi io tanto poi io capisco al volo, chi sono questi personaggi, va bene. E ha intervistato un ragazzo. Oh, faccio nome, è una delle ultime interviste che diceva delle cose interessanti, va bene? Non ha mai citato una fonte. Allora, se io devo classificare un soggetto così, io non lo posso nemmeno classificare tra le persone papabili per un intervento con me. Ma io non sono nessuno, eh? Perché non si può fare un interventi in cui parli di un'ora, dice io lo sì, va bene perché l'ho già scritto prima. Che vuol dire se l'hai scritto prima? Dove l'hai trovata questa fonte? Non citano mai le fonti questa gente. Guardate, io ve lo dico e mi prendo la responsabilità di quello che dico. La maggior parte di queste persone sono lì per intrattenervi e confondere e basta. E lavorano per i servizi. Perché questa Posso gente non sa niente, non sa niente. risponderti? Un attimo, finisco, va bene un'altra cosa. Ok. Infatti, quando anche in passato io facevo gli interventi con Ubaldo Croce e poi mi scrivevano cose che io capivo, io li invitavo in trasmissione. E vieni, se sei così, benissimo, se dici che non lo so, che dico delle stupidaggini, che... Benissimo, viene in trasmissione, facciamo un confronto. Lo vedete che confronti con me e ora non vi invita nessuno a parlare. Ma come mai? Com'è possibile? Io sono fatto un lavoro unico al mondo, in italiano, e l'ho pubblicato in italiano ed è stato un miracolo riuscire a pubblicarlo con Amazon. Poi un giorno vi racconto anche la storia. Fatto un mezzo miracolo perché mi stava per bloccare tutto, per quello che si chiama infringement, no? Cioè utilizzi appunto articoli, video, informazioni di altri autori che sono ancora in vita e Amazon mi ha chiesto se io avevo l'autorizzazione per farlo. Si sono impasticciati per conto proprio e per fortuna poi me l'hanno accettato l'opera. Ma se io dovessi farla in inglese sarebbe un suicidio completo e poi non me lo pubblicherebbero mai. Ce ne avrò cose da dire, eppure non mi invita nessuno. Riflettete su questa cosa. A me non me ne importa un piffero se non mi invita, perché io tanto magari ci vado e ci li dico subito. Perché poi sono tutte interviste pilotate, no? In cui ti dicono, oh, guarda, non parlare di questa cosa qui, guarda, non fare nomi, guarda, come se loro mi dovessero insegnare a me come si parla al pubblico, che sono dei completi ignoranti. Però funziona così la comunicazione, un po' più, un po' meno, posso assicurare, funziona così da tutte le parti, anche in America. È solo intrattenimento. Il 90, 98% di informazione è disinformazione. Prego, Stefano. Allora, comunque, per rispondere a te e alla persona che comunque ti ha dato ragione, giusto? Allora, Benissimo. se vai su Google e se cerchi quotidianosanità.it, c'è la stessa identica notizia che ti ho dato io. Va bene, benissimo, no, la verifico 99 su 100 è una bufala. 99 su 100, sì, però lì c'è scritto comunque quello che ti ho detto io. Allora, in questo caso, Stefano, devi fare un intervento diverso. Mi devi fare lo stesso intervento, ma proprio mi citi la fonte. Allora così va bene. Capito? Ti voglio dire.
Ti dico, io inizialmente non ti ho detto la fonte perché io la fonte in quel momento lì non l'avevo ancora verificata, sono sincero. Allora, prima verifichi la fonte quando fai una dichiarazione e poi dopo ne parli, capito? Come funziona? Funziona? Benissimo, benissimo, grazie. Se avete anche domande su altre cose, ve l'ho detto spesso, se ne può parlare. Io ho ricordato nell'intervento presente giovedì, sì, che 2 o 3 giorni fa, appunto, Mama Samia, la presidente, no, l'attuale presidente della Tanzania, ha visitato Papa Francesco e io ho anche spiegato che è interessato, poi caricherò un video su vari canali, è abbastanza interessante quello che ho detto. Per spiegare anche insomma, tante cose sulla Tanzania, ora oggi parliamo di Tanzania, però sono tutte cose sulle quali sarebbe bene riflettere per capire un pochino quello che succede agli alti livelli, no? Fra l'altro Mamma Samia è anche una musulmana, quindi che incontri il Papa è una cosa abbastanza anomala, no? Insomma, un capo di Stato musulmano che incontra il Papa, però a parte questo, ho fatto delle Scusa Massimo, posso dire una cosa? Ricollegandomi al discorso che avevi fatto prima su Sanremo, no? sì. Tu hai detto, vabbè, a parte il fatto della simbologia appunto di quegli occhi da serpente, da insetto, eccetera, che io infatti l'avevo visto subito, ma non guardando Sanremo, nel senso che me l'hanno mandato. Io non sono d'accordo con te che non c'è niente di male a guardare Sanremo, nel senso che, vabbè, io sono diversi anni che già non lo guardavo quasi più. Poi, dopo quella scenetta di Fiorello e Amadeus che sfottevano i danneggiati da Vax, non l'ho più guardato, nel senso che proprio non voglio dare l'audience a questo carrozzone. Che sappiamo benissimo com'è manovrato, tant'è che la riprova finale è stato il messaggio dato alla fine dal direttore della RAI per prendere le distanze dai due cantanti che avevano espresso una posizione pro-Palestina. Cioè, secondo me è una, cioè, almeno io dal mio punto di vista, non voglio dare la mia audience a una trasmissione di questo tipo, siccome non la voglio dare in generale alla RAI, ai canali media, se io non, ormai la televisione non la guardo più, cioè guardo magari le cose registrate che mi vengono segnalate, eccetera, però questa è la mia posizione. Allora, esatto, se posso farti il mio commento, ti dico 2 cose. Intanto, come hai appena fatto notare, questa è la tua idea, no? Io poi con me sono di rapporto aperto perché è dal 2004 che non guardo più la televisione, ma non significa che non mi informi. Quindi dipende con quale interesse e per quale ragione ti guardi Sanremo. Io, per esempio, lo guarderei dal punto di vista simbolico. E basta, perché poi il resto contenuti sono quelli che sono, tanto si sa che chi vince è già tutto programmato, no? Pensate mica che stiano dietro al voto che danno da casa, è già tutto programmato. Guardarlo in diretta, perché se lo guardi in diretta comunque dai Sì, va potere. bene, Vinita. Cioè, fammi dire la seconda cosa. La seconda cosa, io ho fatto questa uscita qui, siccome sono stato molto critico nell'intervento di giovedì, in linea esattamente con quello che stai dicendo te, non volevo in questo caso diciamo, invitare qualcuno a fare un commento, insomma, diciamo, invitando le persone, no, a magari a dare commenti in maniera troppo negativa, perché sennò naturalmente nessuno sarebbe intervenuto. E invece è un'idea così anche molto estemporanea. Di dire sì, l'ho visto, mi è piaciuto, non mi è piaciuto così, fa sempre è parte di un certo feedback che io vivendo in Tanzania non ho perché non sono in Italia. Quindi io uso anche queste cose che faccio per avere
un attimo di feedback delle persone. È chiaro che se io guardo una cosa come quella di Sanremo, la guardo dal punto di vista simbolico, la guardo dal punto di vista dei contenuti. Sono perfettamente d'accordo con te, voglio dire, no? Ok, grazie. Prego. Guarda Max, io onestamente detto, per rispondere sempre a lei, allora, più che la pro-Palestina o meno, io più che altro guarderei la strumentalizzazione che è stata fatta nei confronti anche degli agricoltori, comunque, cioè, li invitiamo, non li invitiamo, li facciamo venire, non li facciamo venire, cioè, ma oh, di cosa stiamo parlando? Cioè, alla fine danno da mangiare anche a loro, comunque, voglio dire. O sbaglio? Ma se no, io queste polemiche non mi sono arrivate, mi interessano. Ma non è questione di polemica, perché non voglio buttarla sulla polemica, a me le polemiche non mi interessano. Non la tua polemica, la polemica che hai menzionato te. Cioè, sono cose che non te ne stanno a parlare. È chiaro che poi c'è una situazione in cui li invitano, un'altra situazione non è conveniente, non li invitano, capito? È un discorso molto così. Sì, molto, ma è sempre tutto fatto per convenienza, capisci cosa voglio dire? Certo che è fatto per convenienza, ti ho appena detto, se conviene si fa, se non conviene non si fa, ne ho parlato anche giovedì discorso, ormai tutto si muove e ruota intorno ai soldi, cioè una cosa che ha un certo ritorno di soldi è conveniente, si fa, una cosa che non ha un ritorno di soldi, anche se ha una sua etica, un suo valore, non si fa, capite? È quindi soldi, un mezzo di scambio, si sono trasformati in un obiettivo di vita. Ecco, per questo che siamo tutti incasinati. È come quando la signora parlava del discorso di Fiorello che ha fatto la strumentalizzazione dei Novax. Anche quella è stata una cosa fatta apposta, cioè non è che era una cosa così tanto per questo. Ma è gente che è tutta pagata per dire queste cose qui. Li pagano per dire queste stupidaggini. Allora sono degli attori, è come se fosse un copione. Non vanno prese seriamente queste cose. Scusate, ma certo che li pagano. Se voi pensate a tutte le radio, a tutti i medici, a tutte le cose, eccetera, anche loro sono stati pagati per dire e fare determinate cose su questo argomento. E quindi vanno presi un po' così, è sempre intrattenimento festival di Sanremo, no? Che cos'è? È solo altro intrattenimento. Altro che festival della canzone italiana, è tipo uomini e donne il festival di Sanremo, ragazzi, cioè, capiamoci. Bene, benissimo, allora andiamo un attimo, ritorniamo al discorso oro, c'è qualcuno che ha altre domande, siamo in chiusura, che poi io ho anche l'incontro mio dopo con il gruppo, abbiamo detto abbastanza oggi e darei appuntamento a tutti, se non avete altre domande, alla prossima settimana quando interverrà, spero, anche il dottor Manca e chiariremo una volta per tutte questa situazione che è stata proprio creata, come si diceva, un esempio, dalla disinformazione. Anche questo, guardate il casino che hanno fatto mettendo in subuglio tutti facendo una sostanzialmente solo disinformazione. Bene, via. Allora io vi do appuntamento per chi ci vuol seguire lunedì. Sarò ancora con Flavio, non so se sarò su Fuga dalle Banche o su Fuori dal Pentolone, in uno delle due, naturalmente riceverete le notifiche. Poi ovviamente mercoledì destinazione Tanzania, dove ripeterò alcune delle novità. È un momento completamente, devo essere sincero, morto. Dovrebbe essere il momento dell'azione, perché 2024 ormai siamo in
piena, e invece è tutto morto, va bene così, ci sono problemi. E poi il sabato, il prossimo sabato, come detto, il solito intervento. Quindi io per la consulenza ora, per la consulenza patrimoniale, così come per la consulenza sulla trilogia, sono a disposizione gratuitamente. La consulenza sul piano B non è possibile offrirla in maniera gratuita, però appunto ho l'idea di mettere insieme magari due o tre persone insieme, in maniera tale che poi vi faccio un prezzo speciale, male che vada, appunto vengono qua e fanno la visita investigativa, ecco, anche se non vogliono venire a prendere la residenza, va bene, lo stesso, come si faceva anche lo scorso anno, non c'è nessun tipo di problema. L'importante è fare qualcosa, benissimo. Io vi auguro un buon fine settimana, ci sentiamo alla prossima. Grazie a tutti, ciao. Ciao Max, buon weekend. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti.